Vai da Claudio, gioca con Claudio, con Claudio, con Claudio. Questo è mio. Con Claudio, vabbè. Vabbè, vuoi dire di lui se scopo la mia scala? Snoopy! E dai, buono! Baby, come on! Ragazzi, benvenuti qui sul mio canale in compagnia di Rudy Zlatan per questo Fuck You Time. È un video molto importante perché non siamo solo noi due. No, infatti siamo noi. La gente mica è cieca. Mi sta dando pure fastidio perché vedevo Marco lì, cioè, un po' puzza. Mamma mia, allora levati. Sei sicuro che è T-Rex? Non lo so, è T-Rex, dinosauro. Che è dinosauro. Poi c'è pure Snoopy che fa il regista là dietro. E quindi, come al solito, saluterò qualcuno di voi. C'è gli Zlatan che dovrò salutare. Ciao. Saluto Dema27 che mi ha appena commentato il video. Io voglio salutare Giorgio Pentone. Un abbraccio. Saluto anche Gabriele del Proposto. E poi? Beppe Di Stefano. Beppe Di Stefano. Nicolò Marasco. Ilaria D'Amico. Quindi ragazzi, partiamo con la prima domanda. Ce la fa Sergio Milano. Chi risponde? Flavio Roma. Incredibile. Dai. Ci stava. Cosa ne pensi delle crew di youtubers tipo Illuminati, Mates e Melagodo? Qual è la tua preferita? Continua così. Chiaramente si riferiva a T-Rex perché sta portando dei video sul canale in maniera molto continua. Vai T-Rex, rispondi per primo tu. Cosa ne pensi? Sono feroce. Cosa pensi di che? Di queste... No, vabbè, lo stavate bene. È una roba pazzesca. Dove siamo? Seconda domanda. Ma non ne ho fatto neanche la prima. Hashtag! Che è successo? Ma ancora la prima. Cosa ne pensi? Però una cosa, dai, sì, se cosa ne pensiamo delle crew italiane youtubers? Dai. Ma secondo me la più importante di adesso è la Zlatan Crew. Esatto, composta. Formata da, non lo so, io conosco Federico Marconi, Rudy Zlatan, Kun Paradise, Enigma, Justice, Yas, Pask. Siamo tutti felici, compreso mio cugino, anche se non sembra, ragazzi, sullo sfondo sembra non una pena morta. Lui è bellone, devi non fare i video tipo di fashion blog. Esci le domande, sia per Federico che per Gianluca, quindi per voi due no, stavolta non rispondete. Perché prima ho risposto? Se aveste in mano il libro nel quale è scritta la vostra vita, andreste alla fine? Sì. Assolutamente sì, ma vuole leggere tutto io. Ovviamente sì. Ovviamente, ma io no. Vedete come finisce? Ma io no, perché se, scusa, se tu stai vivendo la tua vita, però leggi la fine, cioè poi che motivazioni c'hai? Quello è vero, però ti posso dire che la fine ce la fai, dici, troppo alta la tentazione, cioè nel libro là vuoi sapere tutto, eh? Vabbè, leggi. Io non lo compro, famo che non lo compro perché c'è la crisi. Manco io, ragazzi, manco io. Comunque vado a modificare la fine io, perché so Dio. Tiger Shark 1900 ci chiede: perché sto partecipando al video? La domanda seria per Tiger Shark è la seguente: fuck, se un cane va a cagnoni, un gatto va a gattoni, allora un coyote va a... tu madre. Gattetto. Antonio Truppo 01 ci chiede: esci le domande, cosa ti piace fare nel tempo libero oltre a registrare i video, e che carriera fai oltre a quella con la Serenitana per Zlatan? Cosa farebbe Zlatan nel tempo libero oltre a registrare i video? Io guardo i video porno. Scoop su T-Rex, T-Rex che una volta ha eiaculato un liquido seminale senza essersi toccato minimamente mentre guardava film un video porno. Proseguiamo. Andiamo avanti. Non sono cose di cui vantarci. Andiamo avanti. Questo è talmente sveglio, ragazzi, che oltre a farci la domanda ci dà anche la risposta. Cosa ci fa una gallina nel mare? Galleggia. Alessandro Cammalleri. Cosa ne pensi di Depay? No, aspetta, qui rispondo io. Depay, Verin Depay. Ha preso una traversa che ha procurato per un gol, riparte De Pai! De Pai! De Pai! De Pai! Lo stella mo qua. È bellissimo.
Allora dai, questa è una domanda leggermente più seria. Il Berna ci chiede: cosa ne pensate della divisione delle curve tra Roma e Lazio? Siete grandi. Cosa ne penso della divisione delle curve? Aspetta, aspetta, aspetta. Rispondo aspetta, io. Un secondo, faccio una domanda. Fammi prima fare. Cosa sono le curve? Dei segmenti. No, è. Tanto. Sono curve. Cosa ne pensa di Rex dei vicini tra Roma e Lazio? Stiamo prima a fare la moltiplicazione. Solo che faceva ridere. Io non ho capito. tu che ne pensi? Perché a me è una cosa che non è piaciuta per niente e non sono d'accordo. Infatti, d'accordo. Ma io sinceramente è una cosa che non ho approfondito abbastanza, perché quando ci stanno queste cose così delicate dovresti andare a leggere tutto, a conoscere ogni piccola parte, a informarti sia delle cose positive che negative e poi tirar fuori il tuo punto di vista. Una cosa certa è che almeno è quello che ho detto io, la società non è d'accordo con questo ragionamento, gran parte dei tifosi invece sta cosa non l'ha capita. Hai mai fatto sega a scuola? Se sì, come hanno reagito i tuoi? Hai mai fatto sega o una sega? Vabbè. Io direi entrambe. Tu sei io? No, seriamente io le facevo però sono... Ah, le facevi agli altri. Le facevo agli altri. Poi la cosa brutta è che ormai sei fottuto, perché tu c'hai il video, c'hai la clip, non posso più di piano. Vabbè, comunque io sì, ho fatto più volte sega. Ok? Attenzione, perché Sergio Milano guardate cosa dice, ragazzi. Zlatan a FIFA fa schifo come Jumpitech. Jumpitech non fa schifo. L'ha detto Sergio Milano. Il grande bomber, eccolo qui. Quello che risponde a Flavio Roma. Ma chi è Jumpitech 1? Fa parte degli Illuminati. Allora, innanzitutto, chi cazzo è Jumpitech? Gli piacerebbe a lui, secondo me. Uno. Seconda cosa, questo ragazzo qui è uno sculato di merda e io sono il campione mondiale di full manual. Hai capito? A me mi viene a dire ste cose. A me mi viene a dire ste cose. Io porca puttana, te sfondo. Io basta, voglio fare più il video. Saluto. Vabbè. Vabbè Sergio, ma io ho offeso Zlatan, dai, ma si può fare una cosa del genere? No, perché mi sembra solo nel cactus? Se giocare più forte di tutti, qua mi confermano. Dopo di me. Dopo di me senti quell'altro. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questo Fuck You Time. L'abbiamo registrato in maniera molto trash perché comunque era il giorno del mio compleanno. Comunque spero appunto che vi sia piaciuto. Nel caso invito a lasciare un bel... Penso io a chiuderlo, ragazzi. Mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale. Cliccate qui per il mio. Cliccate qui per dargli un cazzotto a lui. Cliccate qui per dire che è un idiota. E iscrivetevi. Fuck You Time. Ma ragazzi, un bacione. Tanti auguri a bene.